Hanno il sopravvento su di voi in maniera ingiustificata rispetto alle cose egregie che fate per tutto il resto della partita? No, paura di vincere no, perché è quello che stiamo cercando ogni partita. Noi ovviamente cerchiamo di dare il meglio dal primo al 90esimo e poi giustamente ci sono periodi della partita dove prevale l'avversario, periodi della partita dove prevale la nostra squadra. Noi abbiamo fatto vedere spesso che anche nell'ultima partita, per gran parte della partita, l'abbiamo giocata noi. E poi purtroppo capita anche sfortunatamente, come nell'ultima partita, che si prende gol, ma il nostro obiettivo è sempre di vincere, siamo uniti in quello e adesso i risultati dicono quello, ma invece se prendi la partita di Carpi abbiamo recuperato e poi siamo riusciti a mantenere facendo un altro gol. Noi siamo tutti uniti, siamo consapevoli di essere sulla strada giusta, stiamo lavorando bene e cerchiamo di vincere subito la prossima partita. La sensazione che hai avuto in campo nei confronti dell'arbitro, perché abbiamo visto che era più un atteggiamento il suo che una incapacità. Allora, l'arbitro mi trovo sempre in difficoltà a parlare perché ho notato che tante volte dal campo vedi le cose in maniera diversa da come poi sono nella realtà. Anche gli episodi chiave ci sono stati, io dal campo non so dire se erano giusti o sbagliati. Certo, l'arbitro poteva prendere decisioni diverse che magari cambiava la partita, però non dobbiamo giustificarci prendendo di mira l'arbitro. Eravate sereni in campo? Sì, l'arbitro sì. Gli arbitri cercano sempre di farsi vedere padroni della situazione e tutto il resto. Poi ovviamente quando sei in campo, personalmente, ma penso anche gli altri, non facciamo tanto caso all'atteggiamento che ha l'arbitro o altro. Come ti stai trovando nel passaggio dalla Lega Pro alla Serie B e con il centrocampo impostato in una maniera diversa rispetto allo scorso anno? No, in maniera diversa solo per chi sta giocando, ma sappiamo che la nostra squadra è formata da 23-24 titolari, tutti quelli che siamo, che possono giocare tutti, quindi non c'è differenza se gioca uno piuttosto che un altro, non ci dovrebbe essere, quindi secondo noi sono tutti pronti, tutti possono giocare, quindi in quella non c'è differenza, non c'è stato problema. Per quanto riguarda la categoria, è una categoria diversa, c'è più qualità, devi sbagliare meno perché si paga di più e si sta lavorando appunto per quello. Buongiorno Davide. Buongiorno. Senti, volevo chiederti dei punti più o meno persi, perché poi alcuni secondo me non sono persi, sono guadagnati, faccio l'esempio di Brescia. Il risultato alla fine eravate davanti, però fondamentalmente per quello che hanno fatto loro è il risultato giusto. Invece questo pareggio, secondo te, nell'arco delle sette partite di così Palermo, soprattutto di quelle dove siete state davanti, è quella che vi lascia l'amaro più in bocca? Secondo me non si parla di amarezza. Ovviamente fa piacere vincere, quindi è quello che è mancato. Ma bisogna avere la consapevolezza che comunque è stato un altro risultato positivo, il quarto di fila e comunque sì, è un pareggio, non è stata una vittoria, però si è affrontati sempre squadre importanti e sono stati risultati, potevamo avere più punti, ma dobbiamo portare a casa quello, cioè abbiamo portato a casa magari meno di quello che si meritava, ma comunque non c'è amarezza. Adesso noi lavoriamo tutti i giorni, dobbiamo tutti insieme, dal primo all'ultimo, e per provare alle prossime partite magari a non commettere gli stessi errori che sono stati fatti e quindi di portare a casa la vittoria.
Senti, ti voglio dire, però una nota, una caratteristica purtroppo negativa c'è, no? Perché voi siete la peggior difesa del campionato con 17 gol e mi pare assieme all'Avellino, che è paradossale perché poi loro sono al secondo posto ma hanno anche il miglior attacco del campionato, siete la squadra che ha subito gol, l'unica squadra che ha subito sempre gol, cioè ogni partita almeno un gol. Ecco, dal tuo punto di vista questo è comunque un campanello d'allarme, è una casualità, è un normale, come posso dire, normale, insomma, è un processo di crescita, anche di conoscenza, di adattamento alla categoria? Perché secondo me? Sicuramente, come hai detto te, è anche un adattamento alla categoria, però sì, i gol sono stati, che sono stati presi, sono stati tanti, lo dicono i numeri. Però si vede anche che stiamo via via sempre migliorando con il lavoro che facciamo tutta la settimana, col mister che ci dà la mano, e ascoltando tutto quello che ci dice lui, stiamo lavorando per appunto migliorare anche questo aspetto. Si lavora tutti assieme perché è solo con il gruppo, dal primo all'ultimo, da tutti quelli che giocano, da tutti quelli che vanno in panchina, lavorando tutti assieme con tutto lo staff, che si può migliorare e prendere anche meno gol, e quando si prende meno gol poi si portano a casa sicuramente più punti. Ok, l'ultima per quanto mi riguarda, volevo chiederti una cosa invece riguarda il tuo campionato personale. Tu hai giocato comunque 7 partite, anche se sei da titolare, sei entrato in uno, mi pare. L'impressione mia, poi tu me la confondi, che tu sei in crescita, nel senso che le prime partite rispetto a Davide Agassi della finale di stagione scorsa, anche se qui per metto una parentesi, forse non è neanche sempre giusto fare paragoni perché è una categoria diversa, comunque mi sembra che fossi più in difficoltà, non so se era una questione fisica, invece ritengo che da adesso si stia ritornando a vedere Davide Agassi che abbiamo, che conosciamo, insomma, quindi a Foggia personalmente ritengo il tuo secondo tempo di Carpi straordinario per come l'ho visto io. Ecco, tu a che punto stai, come ti senti, com'è il tuo processo di crescita in personale, il tuo di condizione? No, sicuramente le mie prestazioni hanno giovato dal fatto che anche la squadra è migliorata, perché la squadra dall'inizio è sempre man mano migliorata, abbiamo fatto sempre partite migliori, più importanti, quindi dal gruppo poi anche i singoli prendono fiducia e risaltano di più le prestazioni dei singoli, quindi per quello poi sì, sempre giocato, mi sento bene, quindi si lavora comunque sempre tutta settimana per migliorare sia la condizione fisica che la condizione tecnica, mentale e tutto il resto, e vediamo adesso di fare il meglio possibile. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederti, dicevi prima, dobbiamo lavorare per migliorare, un po' più nello specifico, secondo te cosa si può fare per avere fasi più ampie di dominio sull'avversario, riuscire a prendere meno gol? Si lavora su tutto in settimana, si studia l'avversario, si migliora in fase difensiva, si lavora sulla fase offensiva, si lavora sull'aspetto fisico. Troppo facile sapere qual è il problema, cioè se lo sapessimo si va, si lavora su quel problema e si sistema tutto, sarebbe troppo facile. Noi lavoriamo sul nostro gioco, sugli aspetti difensivi, offensivi e tutto il resto, e si cerca di preparare ogni partita al meglio. Rispetto al campionato, come ti è sembrato finora queste 7 giornate? Se guardi la classifica, le squadre che sono in testa, quelle a metà e quelle nella fascia più bassa? Comunque i valori un po' si iniziano già a vedere delle squadre un po' più pronte per il salto di categoria, quelle che lottano per magari andare ai playoff, chi come noi deve mantenere la categoria. Però si sa che in Serie B, e si vede anche dalla classifica, la classifica è corta. Fai 2 vittorie di fila, scavalchi 6-7 squadre, ne perdi 2 di fila, vai in difficoltà. E il campionato di Serie B è sempre stato così. Ok,
Buongiorno. Ritieni che possa essere stato, tra virgolette, un impatto duro, nel senso, mi spiego meglio, con la partita prossima, quella con l'Empoli, il Foggia avrà incontrato in queste prime 8 giornate del campionato di Serie B le 3 retrocesse dalla Serie A. Questo secondo te ha influito un po' nelle prestazioni, nell'impatto con la categoria? Sicuramente sì, anche perché oltre a quelle abbiamo incontrato squadre come l'Avellino, che è una squadra che da anni fa la categoria, che è pronta e tutto il resto. Abbiamo incontrato tutte squadre importanti, però abbiamo fatto anche vedere che le partite ce le siamo giocate, le potevamo vincere alla pari anche con squadre retrocesse alla Serie A e squadre che da anni fa la Serie B.